Buongiorno a tutti, sono Roberto Monducci, direttore del Dipartimento per l'Istruzione Statistica dell'Istat. È un piacere per me introdurre e moderare questo webinar dedicato all'analisi e alla presentazione dei risultati del rapporto sugli SDGs per l'Italia, curato dall'Istat ma con il contributo di tutto il sistema statistico nazionale. Penso che sarà una giornata molto interessante di approfondimento di temi che stanno avendo un grosso impatto anche sul dibattito per quanto riguarda la resilienza alla crisi Covid-19 e alla capacità di ripresa del sistema. Ci sono piani internazionali, piani nazionali, gli analisti si stanno impegnando molto nel poter utilizzare questo framework SDGs anche ai fini del rilancio delle economie e delle società europee, quindi penso che sarà una giornata molto interessante. L'articolazione della giornata prevede un intervento introduttivo del professor Bangiardo, presidente dell'Istat, poi due piccole sessioni, la prima di presentazione dei risultati e la seconda di analisi e anche illustrazione di ulteriori elementi importanti, anche interpretativi. Io darei quindi la parola al professor Bangiardo, presidente dell'Istat. Grazie. Buongiorno e benvenuti a questo webinar che l'Istat dedica ai temi quanto mai urgenti e pressanti dello sviluppo sostenibile e degli strumenti statistici che possono esserci di supporto verso il suo conseguimento. Saluto e ringrazio i nostri ospiti, Apollonia Miola, Senior Policy Analyst presso l'OCSE, e Alessandro Bratti, Direttore Generale dell'ISPRA. Ringrazio i nostri ricercatori, Fabio Bacchini, Angela Ferruzza e tutti coloro che si sono collegati per seguire i nostri lavori di oggi. Ogni anno il rapporto sugli obiettivi di sviluppo sostenibile presenta al pubblico, attraverso un sistema di indicatori, il progresso compiuto globalmente dalla comunità internazionale e in particolare dal nostro paese verso il raggiungimento dei 17 grandi traguardi ambientali, sociali ed economici che ci si è impegnati a raggiungere entro il 2030. Da sempre le politiche per lo sviluppo sostenibile hanno trovato negli strumenti di rilevazione, misurazione e analisi statistica un supporto essenziale che ha consentito di rappresentare in modo efficace lo stato delle cose e gli obiettivi di cambiamento da perseguire, gli standard da adottare, i mezzi di cui servirsi. Dagli anni 80 in poi strumenti statistici come gli indicatori del modello DPSIR, determinanti pressione, stato, impatti, risposte, promosso dall'OCSE, hanno misurato le interazioni tra uomo e natura, offerte informazioni utili per la definizione di politiche e per la valutazione della loro efficacia e della loro efficienza. Con la conferenza di Rio del 1992 e la costruzione dell'Agenda 21, la missione difficilissima ma non eludibile di traghettare il pianeta verso lo sviluppo sostenibile si è data la forma articolata di un grande piano strategico globale, con obiettivi e azioni tutti espressi, oltre che in forma di specifici impegni per diversi stakeholder, anche attraverso indicatori di input, di processo, di performance, di output, di outcome. In quegli anni sono state promosse alcune fondamentali sperimentazioni, come quelle maturate nell'ambito delle Nazioni Unite, per sviluppare una contabilità ambientale capace di dialogare e di integrarsi con quella economica, delle quali il System of Economic and Environmental Accounting rappresenta un importante prodotto. La statistica è chiamata a contribuire al progresso verso la sostenibilità garantendo il proprio servizio, adeguandosi sempre di più, affinando la propria capacità, la tempestività, la pertinenza, la granularità dei dati. Così è stato negli anni 90 per quelli che vennero chiamati obiettivi del millennio, così è oggi per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. L'Istat è parte di questo lungo e impegnativo processo, con il ruolo primario che necessariamente compete alla statistica ufficiale. Le istituzioni del nostro paese riconoscono l'importanza del porre alla base delle scelte rilevanti di policy l'informazione statistica che monitora il nostro percorso, non sempre lineare, non sempre spedito, ma, come illustra questo rapporto, comunque orientato nella direzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. C'è un'avvertenza che è necessario premettere alla lettura di questo rapporto. Offriamo al pubblico in questo volume una fotografia dell'Italia incamminata verso lo sviluppo sostenibile così come era alla vigilia dello scoppio della pandemia. Sappiamo che l'impatto del virus nel nostro paese è stato violento, intenso, disomogeneo sotto profilo demografico e territoriale,
profondo sul sistema economico e sullo stesso stile di vita di famiglie e individui, in particolare i più giovani e i più anziani e le donne in primo luogo. Sappiamo che alcuni divari sociali ed economici si sono allargati. Sappiamo che le nostre città e i nostri paesi sono stati a lungo deserti e che, se la qualità dell'aria, dei fiumi, delle coste è certamente migliorata, in alcuni settori come il turismo, il commercio e numerosi altri comparti produttivi sono state molte le imprese e i lavoratori che hanno pagato un prezzo elevato al blocco dell'attività reso necessario per contrastare il contagio. La crisi pandemica ha riproposto in modo nuovo e drammatico il tema dell'equilibrio fragile fra salute, ambiente, benessere e prosperità. Ha posto a tutto il mondo la questione della sostenibilità in termini ancora più cogenti di prima. Molti hanno letto in questo sconvolgimento planetario anche un invito, non tanto a ricominciare come prima, quanto a cambiare strada con più coraggio nella direzione della sostenibilità. Lo faremo? La nostra attività statistica, che non si è mai fermata, che anzi ha raddoppiato l'impegno per monitorare l'emergenza, è pronta ad accompagnare e a dare supporto al Paese anche in questa nuova forma. Gli stessi indicatori degli SDGs, all'appuntamento del prossimo anno, ci consentiranno di misurare la portata dell'impatto e di questo ho assoluta fiducia, anche di mostrare la nostra capacità di resilienza e di contributo a un nuovo sviluppo. Vi ringrazio per la vostra presenza e auguro a tutti buon lavoro. Grazie Presidente, effettivamente i temi sono molto complessi e l'interazione tra aspetti strutturali e aspetti diciamo congiunturali in senso ampio sono molto molto interessanti da analizzare. Da questo punto direi di iniziare la parte di presentazione. Il rapporto SDGs è un rapporto che l'ISTAT produce ogni anno, è un prodotto molto dinamico, quindi non è stabile da un punto di vista diciamo dell'impianto, ma questo è un bene perché tenta di intercettare poi le opportunità sulle fonti, sulle metodologie, sulle esigenze degli utenti. E questa la presentazione del rapporto verrà fatta attraverso due interventi. Il primo è di Fabio Bacchini, che darà proprio il quadro, un overview sull'andamento degli indicatori e quindi i messaggi quantitativi principali del rapporto, e poi un intervento di valutazione di alcuni aspetti collaterali, se volete, ma molto importanti per l'analisi di SDG, che sono quelli delle interconnessioni, fatta da Angela Ferruzza. Quindi darei la parola a Fabio Bacchini. Fabio Bacchini è dirigente del servizio per analisi dei dati della ricerca economica dell'ISTAT e è impegnato come responsabilità proprio nella produzione del rapporto. Grazie. Grazie Roberto. Allora, la mia presentazione, come dicevi prima, riguarda un po' i risultati principali del rapporto. E in particolare mi concentrerò su altri due aspetti. Anche una presentazione del lavoro che è stato fatto in questo rapporto, cioè di creare degli indici compositi per le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, e poi un piccolo riferimento alle simulazioni che abbiamo fatto per avere un'idea di quanto il lockdown impattasse sulle emissioni. Questi tre aspetti, inizio dalla presentazione del rapporto. Che cosa abbiamo fatto? Come diceva il Presidente, noi abbiamo un set corposo di indicatori statistici che, come si diceva, cerchiamo di aggiornare ogni anno per sia monitorare fonti più attendibili o comunque fonti nuove, sia per cercare di accostarci il più possibile alla migliore misurazione dei fenomeni che abbiamo davanti. In particolare, quello che noi stiamo vedendo è la slide in cui l'insieme degli indicatori che costituiscono il rapporto sono stati confrontati con il valore che avevano un anno prima e il valore che avevano 10 anni prima. Come vedete, se prendiamo questi due riferimenti temporali, abbiamo una situazione differente per quanto riguarda miglioramento o peggioramento degli indicatori.
L'insieme degli indicatori per i quali è stato possibile il confronto sono migliorati rispetto a 10 anni prima, una quota superiore al 60%, 61,1, ma il miglioramento è stato inferiore per l'insieme degli indicatori, cioè 48,1, se confrontato con l'anno precedente. Quindi questa è la prima considerazione. Miglioramento dello sviluppo sostenibile sulla base degli indicatori che abbiamo, meno consistente nell'ultimo anno. Questa analisi si vede anche se scendiamo e utilizziamo lo stesso approccio, cioè gli indicatori disponibili rispetto a un anno prima, 10 anni prima, ma se andiamo a vederli per singolo goal. Come vedete in questa slide, cioè per ogni goal lo stesso grafico che avete visto prima, quindi ci sono tutti gli indicatori, nelle parentesi trovate il numero di indicatori per ogni goal, e per l'insieme degli indicatori disponibili abbiamo fatto il confronto. Come vedete ci sono situazioni ancora di forte miglioramento per il goal 2, cioè quello di fame zero, e per il goal 13, agire per il clima. Orientativamente il 70% degli indicatori migliorano. In peggioramento invece consumo e produzioni responsabili, vita sulla terra, goal 12 e 15. Qual è la cosa importante qui? La scalabilità delle informazioni, quindi dalla prima immagine complessiva posso scendere al goal fino a valutare i singoli indicatori. Stesso discorso per 10 anni prima. Come vedete, questo grafico riflette quello che abbiamo visto all'inizio. La comparazione anche all'interno del singolo goal è migliore se osserviamo il confronto con 10 anni prima. In particolare, segnalo solo uno dei goal che non mostra particolari miglioramenti, è il goal 1, povertà zero, dove si registra il livello più elevato di indicatori in peggioramento. Bene, queste sono le fotografie a livello nazionale. Passiamo invece alle fotografie a livello regionale. Perché? Perché per tutti gli indicatori quello che cerchiamo di fare è la possibilità di costruire delle rappresentazioni territoriali il più fine possibile. Questo è un obiettivo di tutto il framework statistico degli SDGs. E come vedete qui esiste una forte divaricazione territoriale, nel senso che noi per ogni indicatore siamo andati a vedere per ogni regione come la regione si posizionava all'interno della distribuzione. Quindi avremo per ciascun indicatore la regione può essere al primo posto, al secondo posto e così via. Abbiamo creato delle misure di sintesi, dei quintili, che ci permettono di avere un grafico di quanti indicatori, di quanto è forte la posizione di ogni regione nel quintile più alto, quindi quello di eccellenza, o nel quintile più basso. Come vedete, la rappresentazione per le regioni segue proprio una diagonale, cioè andiamo dalla parte, la parte più bassa, questa delle regioni meridionali, è caratterizzata dall'avere un forte numero di indicatori nel primo quintile, cioè quelli con performance peggiori, mentre invece le regioni del nord, in particolare del nord-est, sono nella situazione di eccellenza, Trento e Bolzano su tutte. Andiamo invece a vedere, lo dicevo prima, la seconda parte. Una volta che ci sono tutti questi indicatori per goal, siamo andati anche a raggruppare i goal in tre ambiti diversi, cioè le tre gambe e lo sviluppo sostenibile. Quindi abbiamo raggruppato i goal, come vedete nella slide a sinistra, nel grafico a sinistra, in tre ambiti: sociale, economico e ambientale. Abbiamo ripreso gli indicatori e ci siamo andati a calcolare le variazioni nel tempo e siamo andati a osservare i valori nel tempo e li abbiamo aggregati con una media geometrica. E che cosa vediamo? Vediamo due cose che in qualche maniera rafforzano le immagini precedenti. Cioè, da un primo punto di vista, dimensione sociale e dimensione ambientale sono sicuramente aumentati se osservati negli ultimi 10 anni. Tuttavia, dal 17 al 18, il processo di miglioramento si è arrestato.
diverso l'andamento per la dimensione economica, dove sostanzialmente l'indicatore composito segue il percorso economico che ha caratterizzato l'Italia, con una contrazione negli anni 2012-2013, la seconda parte della crisi, e un miglioramento successivo. Chiudo con la terza parte, che è quella di misurare quanto è stata la riduzione di emissioni collegata al lockdown. Questa è una parte che è contenuta all'interno del capitolo 1 del rapporto. Che cosa abbiamo fatto dal punto di vista delle misurazioni? Siamo andati a prendere le tavole input-output dell'economia italiana. Su quelle tavole abbiamo proiettato due cose. Uno, le attività industriali chiuse per decreto, e due, siamo andati a fare delle ipotesi sul restringimento della mobilità delle persone, quindi delle emissioni anche delle famiglie. Secondo queste stime, quello che si vede è che comunque c'è stata una riduzione. Il lockdown ha prodotto una riduzione delle emissioni, 2,6% di gas clima alteranti o 4% dei precursori dell'ozono. La parte più importante da sottolineare è che, secondo questa simulazione, il miglioramento deriva essenzialmente dai comportamenti delle famiglie. Questa è un'immagine simile a livello planetario, in cui io ho messo insieme, prendendo dal sito dell'ICOS, prendendo due immagini, una al 20 aprile e l'altra all'11 di giugno. Come vedete, al 20 aprile c'era una forte diffusione di riduzioni dell'ozono. Qui la parte celeste indica riduzione meno al 40%, mentre invece la situazione torna al momento, sembra essere tornata quasi normale, almeno all'11 di giugno. Chiudo riprendendo i tre punti messi, riportati e illustrati dall'analisi degli indicatori del rapporto. Uno, sembra esserci un rallentamento degli indicatori di sviluppo sostenibile nell'ultimo anno. Se sì, come documentato dai dati, quali possono essere gli interventi, specialmente in questa fase, per riprendere un percorso virtuoso? Due, dal punto di vista metodologico, può essere utile la rappresentazione degli indicatori compositi che abbiamo presentato per la prima volta? Se sì, miglioramenti e evoluzione. Terzo punto, trade-off emissioni lockdown. Ora, è chiaro che nessuno di noi è per il lockdown, però interrogarci su questo trade-off può essere molto importante per il disegno delle politiche che si diceva al primo punto. Chiudo con i ringraziamenti. Queste attività del rapporto SDGs, come diceva il Presidente all'inizio, è un'attività che si è svolta in pieno lockdown. Noi abbiamo chiuso e presentato il rapporto all'inizio di maggio e noi siamo in smart working da metà di marzo. Quindi il lavoro, siamo riusciti a garantire il raggiungimento della presentazione del rapporto, e questo obiettivo è stato raggiunto veramente con la partecipazione di tantissime persone. Le prime persone, Barbara Baldazzi, Federica Conte, Luigi Costanzo, Leopoldo Nascia, Paola Patteri, Giovanna Tagliacozzo, Paola Ungaro, sono quelle che hanno partecipato con maggior sangue all'operazione della stesura del rapporto. Tutti gli altri hanno contribuito significativamente a creare tutti gli indicatori e a fornire supporto anche per testi e basi dati. Chiaramente tutto questo al solito non sarebbe stato possibile senza il gruppo che si occupa della pubblicazione, quindi tutta la parte di composizione del rapporto, e questo seminario non sarebbe stato possibile senza l'operato di tutto il settore della comunicazione. Infine, non l'ho scritto, ma desidero ringraziarli, tutta la parte informatica, perché se noi siamo riusciti a lavorare in smart working,
tutto il sistema ha retto perché la parte informatica dell'istituto ci ha fornito la strumentazione adeguata. Grazie mille. Grazie Fabio, anche per questo richiamo, diciamo, alla resilienza dell'istituto in questa fase, che veramente devo dire è stato impressionante. A questo punto darei la parola a Angela Ferruzza, che co-leader insieme a Fabio del rapporto, affronterà un tema molto interessante, che è quello delle interconnessioni, richiamato in parte anche da Fabio. È un tema rilevantissimo perché chiaramente il framework degli SDGs prefigura un insieme di obiettivi che sono legati tra loro in termini anche problematici, soprattutto dal punto di vista delle policy. Quindi il primo problema è rappresentare bene queste interconnessioni, l'altro problema è quello di gestire i messaggi che arrivano da queste analisi. Buongiorno a tutti. Vorrei partire da un concetto base. La rivoluzione proposta dall'Agenda 2030, gli obiettivi economici, sociali, ambientali e istituzionali, secondo l'Agenda, devono svilupparsi in maniera integrata, utilizzando le partnership in un'ottica inclusiva dal globale al locale per il benessere di tutti. Questo è un messaggio che è stato colto nel misurare la sostenibilità in concreto e quindi tramite le sinergie istituzionali, ad esempio con ISPRA, ma anche con altre istituzioni che hanno consentito lo sviluppo di attività scientifiche in ambito SISTAN, le attività ai confronti con la società civile, le misure, garantendo la produzione di misure utili per le strategie. Ok. E ciò ha consentito appunto di produrre informazioni statistiche con un'attenzione, come diceva Fabio, alle disaggregazioni proprio per concretizzare Leaving No One Behind e con un'attenzione all'integrazione tra benessere e sostenibilità che ha condotto appunto ad avere indicatori integrati, misure statistiche integrate tra i due framework. E questo perché? Perché dobbiamo rispondere ad una domanda informativa internazionale e nazionale, ovviamente quella dell'Agenda 2030, che anche nell'ultima Decade of Action di settembre 2019 ha puntato l'attenzione sull'accelerare soluzioni legate agli SDGs e che nella High Level Political Forum ha svolto i temi tramite le Voluntary National Review, che avvengono ogni anno e l'Italia ha effettuato la sua nel 2017 e probabilmente dovrà effettuare la prossima nel 2021 e le Voluntary National Review sono basate sull'informazione statistica. Informazione statistica che ovviamente viene costruita e proposta dal gruppo Nazioni Unite sugli indicatori, gruppo che quest'anno a marzo ha proposto la nuova versione di indicatori del 2020, nuova versione che noi abbiamo inserito, che è stata inserita nel sistema informativo ISTAT. A livello europeo, non parlo di OECD perché ne parlerà a Polonia, esattamente, ma vorrei un attimo centrare l'attenzione sulla domanda informativa che viene dalla Commissione europea. L'Europa, nell'ambito dello European Green Deal, ha sancito per la prima volta nel 2019 l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Costruire un'Europa verde, equa, sociale a impatto climatico zero. E ciò significa abbattere le emissioni di biossido di carbonio, sviluppare un'attenzione alla biodiversità, all'emergere dell'economia circolare. E per favorire questo scenario ovviamente è fondamentale il quadro informativo statistico solido ed integrato. E in questo slide vedete alcune frasi collegate all'azione politica che deve essere, garantire sostenibilità ambientale insieme a competitività e sono frasi di un documento della Commissione europea dei giorni scorsi, quindi diciamo post pandemia, e infatti mette punta l'attenzione sul fatto che nonostante la pandemia o che comunque la pandemia possa essere superata grazie
alla spinta degli SDGs, che devono essere tra l'altro elemento fondante del semestre europeo. E quindi è abbastanza importante analizzare le interconnessioni tra obiettivi e misure statistiche per evidenziare le sinergie e i trade-off nelle azioni delle politiche. E quindi in questo misura la sostenibilità ha veramente un suo peso e un suo valore, e in questa slide e in quella che segue ho esplicitato le interconnessioni tra i pilastri fondamentali del Green Deal e gli SDGs, secondo il documento che era stato diffuso a febbraio. Come vedete, parliamo appunto di elementi ancora riproponibili dopo la pandemia. Chiaramente economia circolare e digitalizzazione sono elementi fondanti. E elementi fondanti, misurare la sostenibilità è quindi particolarmente importante anche in tema, anche nella situazione attuale, dove pandemia e resilienza si uniscono, e gli SDGs possono essere un elemento importante per l'azione e per la misurazione statistica. Nella slide, infatti, potete cogliere qualche esempio legato a per esempio, il Goal 9 parla di caduta della produzione, di elementi innovativi per superare la situazione. Il Goal 8 parla di riduzione del PIL e della produttività del lavoro, il 12 di diminuzione delle pressioni del sistema economico sull'ambiente, il Goal 4 di scuole e università chiuse e necessità utilizzo del digitale, e ovviamente Goal 3 legato alle questioni legate alla salute, o Goal 13 con tutte le questioni legate alla misura degli hazards e quindi per esempio della pandemia. Tutto ciò per sottolineare il fatto che il framework degli SDGs è un elemento utile per andare avanti nelle analisi statistiche, e che il sistema informativo statistico correlato può essere un elemento importante con le sue correlazioni, con le sue interrelazioni, per produrre informazione statistica utile e necessario in questo senso, coniugando insieme resilienza, economia circolare ed azioni necessarie per il futuro. E qui nella parte quindi sinistra della slide potete vedere un esempio di misure statistiche desumibili dal sistema informativo Istat-Sistan che possono essere utilizzate per condurre analisi attuali e anche per il prossimo futuro. E quindi un futuro sostenibile non solo è necessario, ma è anche possibile. Le misure statistiche sono indispensabili. E desidero sottolineare l'importanza dei miglioramenti nella produzione delle misure nell'ambito del sistema statistico nazionale, quindi con la collaborazione di tutti, delle interrelazioni e anche della necessità di proseguire le analisi con riferimento alla sostenibilità ambientale e con l'attenzione dal globale al locale. Anche io desidero rafforzare il messaggio di Fabio, che ringrazio. Costruire questo rapporto è sempre un'operazione affascinante, e non sarebbe stato possibile senza la collaborazione, appunto, senza il lavoro insieme ai colleghi, a Barbara, a Federica, Luigi, Leopoldo, Paola, Giovanna e Paola, e insieme ai colleghi del Sistan, colleghi di Ispra, Maria Concetta Giunta, Giovanni Finocchiaro, Alessandra e di GSE, Benedetti, Liberatore, insomma, non posso citarli tutti, e i colleghi dell'Istituto Nazionale Statistica. Ovviamente anche io ringrazio comunicazione e pubblica e tutto il sistema Istat, che ci ha consentito di proseguire questa attività e di produrre questo rapporto. Grazie. Sì, grazie Angela. A questo punto abbiamo, diciamo, esaurito la prima parte del seminario. Come avete visto, il rapporto è ricco di spunti. Tra l'altro
Abbiamo migliorato anche la parte, diciamo, di consultazione, quindi chi vuole, chi è interessato a entrare un po' nei dettagli, come avete visto è un arcipelago di indicatori che consente veramente di analisi sia a livello di confronto internazionale sia di confronti locali, quindi è veramente un mondo ricchissimo di implicazioni. Sulla piattaforma Istat ci sono nuovi sistemi, abbiamo rilasciato nuovi sistemi di consultazione che sembrano essere abbastanza performanti anche per utenti non particolarmente, diciamo, tecnicamente attrezzati. La parte di fruibilità non è banale in questo contesto, perché serve proprio a creare un terreno di analisi diffuso, che non è soltanto per gli addetti ai lavori, ma può essere anche, può coinvolgere amministratori locali, amministratori, diciamo, centrali, giornalisti, analisti, studenti. Insomma, questo aspetto di fruibilità non è secondario, stiamo curandolo molto. Direi di entrare subito nella seconda parte, molto stimolante. Si tratta di due interventi di analisi, ma non solo analisi, nel senso che il ruolo dei due discussant, o comunque dei due presentatori, è un ruolo anche istituzionale, in entità come l'OCSE e ISPRA che producono informazioni statistiche, quindi c'è un commento al rapporto, ma non solo al rapporto, anche alle misurazioni statistiche SDGs in generale, persone che vedono anche il lato della produzione statistica, che è abbastanza importante in questa situazione, l'aspetto qualitativo, per esempio, degli indicatori, la stabilità degli indicatori, la permeabilità degli indicatori e l'innovazione. Insomma, c'è tutta una problematica molto importante di produzione. Però c'è anche un componente importante di analisi e di utilizzo a fini di policy. Quindi io darei la parola a Pallone Miola, che è dell'OCSE, è un intervento assolutamente attuale sul Covid, come usare il framework SDGs operativamente per gestire politiche di recovery, di rilancio, che non siano un passo indietro rispetto agli avanzamenti fatti, ma anzi vadano avanti e sfruttino proprio il volano della sostenibilità come un volano anche di ripresa economica e sociale. Sì, buongiorno a tutti. Ho delle difficoltà a trovare la mia presentazione, e magari se qualcuno riesce ad aiutarmi. Intanto vorrei introdurla. La mia presentazione ha un focus prettamente politico di analisi della Policy Coherence for Sustainable Development, che nell'agenda 2030 riuscite a vedere che nell'agenda 2030 viene riconosciuta l'importanza dello sviluppo sostenibile nell'obiettivo 17-14. E l'UNEP sta sviluppando una metodologia per lo sviluppo di un indicatore idoneo a misurare in termini pratici anche la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. E il lavoro dell'OCSE relativo alla Policy Coherence for Sustainable Development è rivolto a identificare quegli strumenti che sono necessari per i policy makers e le istituzioni per poter attuare la coerenza delle politiche. In modo particolare, le raccomandazioni dell'OCSE in ambito di coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile costituiscono un approccio di governance per integrare la dimensione economica, sociale, ambientale dello sviluppo sostenibile, rivolto a massimizzare le sinergie e a minimizzare i trade-off nell'ambito economico, ambientale e sociale, a equilibrare le priorità nazionali con quelle internazionali ed affrontare anche gli impatti transfrontalieri di lungo termine. In questa slide è possibile vedere i tre pilastri principali di questo approccio, rivolto appunto a supportare in maniera pratica le istituzioni politiche, e sono relativi alla definizione di una visione strategica, ad una integrazione dei meccanismi istituzionali di governance nel gestire le sinergie e i trade-off,
e nella definizione di strumenti di misurazione e di valutazione dell'efficacia di tali politiche. E in quest'ultimo pilastro direi che il ruolo della statistica e degli indicatori finora discusso riveste un ruolo centrale. E i principi guida di questo approccio sono un impegno e una leadership politica centrale e strategica, una visione strategica di lungo periodo, l'integrazione, come dicevo, delle politiche a livello orizzontale nell'ambito di tutti i settori politici interni al governo, una coordinazione verticale con tutti gli attori istituzionali da livello nazionale a livello globale, via locale, via livello regionale, e l'engagement, cioè il coinvolgimento degli stakeholders. Questo approccio di coerenza delle politiche è fondamentale per poter raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, così come definito dall'Agenda 2030, ma è oltremodo importante nell'ambito della recovery dal Covid-19, sempre in un'ottica di sostenibilità. Poter evidenziare quanto questo sia importante, soprattutto in questo momento, abbiamo analizzato le politiche italiane di gestione della fase 1 e della fase 2 della pandemia Covid-19 e gli SDGs. In questa maniera cerchiamo di dare una narrativa di sostenibilità per la gestione dell'emergenza da Covid-19. Infatti, le conseguenze globali, sociali ed economiche della pandemia e delle misure di contenimento della pandemia hanno di fatto invertito i progressi che si erano avuti negli ultimi anni nel raggiungimento dell'Agenda 2030. E quindi è necessario costruire una sorta di filo rosso che possa unire le politiche di emergenza del Covid-19 con le politiche che verranno messe in atto nel lungo periodo, nella fase di recovery, che al momento si stanno discutendo anche negli stati generali del governo italiano, in modo tale che l'Agenda 2030 continui ad essere la roadmap di lungo periodo per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile a livello italiano, nazionale, ma anche a livello globale. Guardando il risultato della nostra analisi in maniera un po' più precisa, sicuramente viene fuori, come ovvio, che l'emergenza sia stata prettamente un'emergenza sanitaria, con il goal numero 3 che ha portato alla mobilitazione delle risorse sia finanziarie che umane per raggiungere degli obiettivi di protezione degli aspetti sanitari. L'Italia, come tutti i paesi dell'OCSE, ha mobilitato rapidamente enormi risorse pubbliche in risposta a questa crisi finanziaria. E per quanto riguarda invece la parte sociale, si è prestato una particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili e in modo particolare nell'ambito del goal numero 1 e nelle misure rivolte a sostenere le fasce più deboli della società con il target 1.30. Ci sono stati anche dei programmi di supporto, anche se a livello locale, della parte proprio basica, dei servizi di base per la popolazione, come ad esempio il supporto all'alimentazione, al food, quindi nell'ambito del target 2.1 e 2.2, per l'alloggio, il supporto anche all'affitto, il supporto anche a alcuni servizi relativi all'alloggio nel goal numero 11 e i servizi di base relativi all'energia e all'acqua, sia nel target 7 che nel target 6.2. La dimensione ambientale nell'ambito della fase 1 e nella fase 2, sempre da un punto di vista politico, è completamente assente, e anche se al momento nella discussione sono state proposte delle politiche nell'ambito del Green Deal, c'è il rischio che la scarsa attenzione della politica agli obiettivi ambientali della fase 1-2 possa poi portare ad una maggiore difficoltà anche ad investire nelle economie verdi. C'è stata anche l'adozione di uno stato di emergenza, se così si può dire,
che ha posto anche un problema di sospensione di alcuni diritti nel quadro costituzionale, ma l'attenzione ai meccanismi istituzionali e in modo particolare all'e-government ha dato un notevole sforzo che può essere riclassificato nell'ambito del goal numero 16 e in particolare nel 16.6. Le misure di contenimento hanno portato alla chiusura delle scuole, noi tutti sappiamo, e quindi hanno impattato la parte relativa al goal numero 4, cioè dell'educazione, con anche degli effetti di diseguaglianze sociali relativi al goal 1.5 a causa della inequality, dello scarso accesso a queste e-learning da parte di alcune classi sociali più vulnerabili. Per quanto riguarda invece l'aspetto della global partnership, è completamente assente nella fase 1 e 2 nella politica italiana, mentre si è prestata molta più attenzione al goal numero 8, cioè di supporto all'economia e alle infrastrutture, e al goal numero 9, senza però dare un supporto preciso e puntuale ai vari settori. Quindi si è dato più un'attenzione alla economia così per sé interamente. Perché questa analisi? Come dicevo, la cosa principale al momento è quello di ridare alla politica, in questa fase post-emergenza, la narrativa giusta della sostenibilità e la terminologia, partendo proprio dalla terminologia dell'Agenda 2030, in modo tale che gli obiettivi di emergenza di breve periodo della fase 1-2 siano direttamente legati agli obiettivi di lungo periodo della fase chiamiamola 3 o di recovery, che non può non essere allineata con i goal con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. In questo contesto la Commissione europea ha dato delle chiare indicazioni nella pubblicazione alla fine di maggio della Next Generation EU Package. Già la dottoressa Perruzza aveva sottolineato nel suo intervento l'importanza data dall'Unione Europea agli SDGs nel Work Program e nella strategia della nuova Commissione nel Work Program del 2020, ma in questo pacchetto sottolineare i pilastri Green, Digital e Resilient Europe come i pilastri del recovery, che devono essere comunque basati ed integrati pienamente nel processo del EU Semester, che focalizza le priorità negli SDGs, assume un particolare importanza la gestione della politica in un ambito di sostenibilità. Quindi i piani di risanamento degli Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, devono essere allineati alle politiche ambiziose che offrono alle persone, al pianeta, e la prosperità e anche l'uguaglianza, così come previsto dall'Agenda 2030. Allo stesso tempo però il massiccio impegno finanziario che è stato messo a disposizione dalla Commissione europea richiede una coerenza delle politiche, dalla definizione delle priorità alla identificazione delle sinergie e dei trade-off per la loro gestione. In questo senso, la identificazione degli indicatori di misura dei progressi verso gli SDGs e delle interrelazioni, così come è stato anche esposto dai relatori della sessione precedente, assumono un ruolo fondamentale di supporto alla gestione di questa fase per gli Stati membri. Per quanto riguarda invece l'aspetto più di politica, un approccio di policy coherence for sustainable development, così come l'ha definito l'OCSE, che mette al centro l'adozione di un approccio wall of government, ossia di una integrazione verticale e orizzontale di tutte le istituzioni del governo, sia per quanto riguarda le politiche settoriali, sia per quanto riguarda gli attori istituzionali locali e regionali, un approccio di wall of society, ossia di coinvolgimento di tutti gli stakeholders della società civile, e l'approccio della wall of agenda, ossia la sostenibilità come principio ispiratore e l'agenda 2030 come linee guide
hanno sicuramente un ruolo fondamentale. Per quanto riguarda l'impatto del Covid-19 nel raggiungimento degli obiettivi del The Goal dell'Agenda 2030, che comunque rimane prioritario nell'ambito del European Semester, volevo attirare la vostra attenzione su come sia cambiato completamente la priorità di riforma delle politiche per quanto riguarda l'Italia nell'ambito dell'European Semester nel giro di pochi mesi. Questo che vedete in questa slide è la classificazione delle priorità politiche, così come sono state indicate dalla Commissione europea all'Italia nell'ambito del pacchetto del Winter Package che era pubblicato a febbraio 2020 per l'European Semester. Come vedete, il focus è principalmente in un ambito economico e istituzionale e anche parzialmente ambientale, le priorità della riforma. Questo invece, come vedete sulla sinistra, è il pacchetto, lo Spring Package che è stato pubblicato dalla Commissione europea a maggio e sono le raccomandazioni che vengono fatte all'Italia per l'European Semester. C'è quindi, come vedete, un sostanziale cambiamento. Sicuramente il goal numero 3, che è quello di risanamento del settore sanitario, assume un'importanza fondamentale, ma viene rivisto completamente i suggerimenti di priorità politiche per l'Italia nella fase di recovery del Covid-19, sempre nell'European Semester. Quindi, per concludere, volevo sottolineare alcuni elementi chiave che devono essere considerati nella fase di recovery dal Covid-19, in modo tale che questo sia in linea con l'Agenda 2030, quindi la necessità di proteggere i progressi nel raggiungimento degli SDGs, la necessità è fondamentale di riprendere gli obiettivi di lungo periodo, quindi gli obiettivi di breve periodo che sono stati messi in atto nella fase di emergenza non possono che essere integrati in un ambito di una prospettiva più di lungo periodo, è quello dell'Agenda 2030, e l'allineamento anche con convenzioni internazionali come quello del Paris Agreement e del Climate Change. La necessità di un approccio multidimensionale e poi la gestione anche degli impatti transfrontalieri. In questa analisi non ho evidenziato quelli che possono essere gli impatti delle scelte delle politiche domestiche sulle relazioni internazionali, in modo particolare il blocco della supply chain e delle attività economiche ha avuto degli effetti anche a livello globale su altri settori. Un'altra necessità è quella di dare un coordinamento a livello locale, nazionale ed internazionale degli obiettivi e soprattutto vorrei concludere con quello che è il ruolo chiave della statistica e degli indicatori di misura dei progressi verso il raggiungimento degli SDGs, in modo tale che sia uno strumento fondamentale per i politici, soprattutto per la identificazione di quelli che sono i policy drivers per l'interlinkages in vista di una minimizzazione dei trade-off e l'utilizzo del Covid-19. Per ulteriori dettagli, questi sono i miei riferimenti e quindi io mi fermo qua. Grazie, molto interessante anche perché appunto ci fa vedere l'utilità operativa anche di questi nuovi framework e quindi l'utilità dal punto di vista anche della gestione di situazioni con grandissimo impatto sia nel breve che nel lungo periodo. A questo punto darei la parola ad Alessandro Bratti, il direttore generale di ISPRA. Con ISPRA noi abbiamo una collaborazione secolare direi. C'è un protocollo sottoscritto a maggio del 2018. ISPRA è un partner del Sistema Statistico Nazionale centrale, soprattutto su queste tematiche. La presentazione è molto interessante perché ci fa vedere una doppia dimensione, quello della produzione di dati, del contributo attivo alla crescita del sistema statistico e poi quello anche dell'uso dei dati a supporto delle policy per orientarle e per monitorarle.
Bene, mi sentite bene? Buongiorno a tutti e innanzitutto vi ringrazio per questo invito, ringrazio veramente il Presidente di ISTAT e tutti i colleghi. Gli spunti in realtà che sono emersi da questa presentazione sono tantissimi, quindi mi consente di concentrarmi magari solo su alcuni aspetti anche rispetto alla presentazione che avevo in mente. Adesso scusate un attimo che devo metterla in presentazione, ecco. Dicevo, vabbè, che cos'è ISPRA, lo sapete. Ecco, come veniva ricordato prima, la cosa interessante della nuova legge 132, nuova, ormai insomma datata perché c'è 4 anni, però in realtà ci dà una serie di responsabilità e di funzioni che io ritengo molto interessanti, perché noi oggi siamo al coordinamento tecnico di un sistema che oltre a fare uno sforzo per cercare di gestire, come posso dire, di organizzare i dati e di elaborarli e di contribuire anche alla costruzione di indici o di indicatori, e produce direttamente i dati, perché il sistema delle agenzie ambientali su alcune questioni, parlavamo prima di qualità dell'aria, poi dopo vi farò vedere una slide, i dati li produce, quindi siamo in realtà un sistema che oltre a produrli poi i dati li deve in un qualche modo gestire, rielaborare a seconda degli obiettivi che ci si prefigura. Il tema quindi della produzione e della diffusione dell'informazione ambientale per noi è assolutamente centrale e fondamentale. Mi ha fatto molto piacere anche sentire, devo dire, le parole, io non sono giovanissimo, del Presidente, che ha ricordato un po' tutto il percorso che ha condotto al rapporto che oggi ISTAT presenta, per quanto brevemente, però quelle tappe da lui ricordate dal 1992 attraverso i Millennium Goals per arrivare all'Agenda 2030, ci dice insomma che coloro come ISTAT o in parte ISPRA, in parte le ARPA, in parte il sistema anche degli enti locali che nella fine del secolo scorso si sono occupati di questi temi, oggi vedono una centralità di queste tematiche, di questi ragionamenti, dell'integrazione finalmente delle politiche sotto il grande cappello della sostenibilità, molto più realistico e concreto rispetto al passato. Vabbè, qui ISPRA ovviamente è all'interno del sistema SISTAN, abbiamo per tutte le questioni ambientali tutta una serie di obblighi di reporting nei confronti ovviamente dell'Unione Europea, che sono reporting a cui poi si attinge a pieni mani anche per elaborazioni di indici e indicatori compositi, come si diceva prima. Siamo ovviamente siamo il punto di riferimento oggi in un accordo col Ministero presso l'Agenzia Europea per l'Ambiente, dove c'è una grande discussione, abbiamo la vicepresidenza, siamo noi presenti come ISPRA, e c'è una grandissima discussione anche proprio sul ruolo dell'Agenzia Europea per l'Ambiente in una visione strategica che non sia più esclusivamente solo di carattere ambientale, no? Con un tentativo di cominciare a ragionare su temi trasversali e quindi sui concetti di sostenibilità, tenendo conto soprattutto degli aspetti sociali e direi moltissimo anche quelli collegati in questo caso con la sanità, oltre ovviamente col tema economico riguardo a tutto il focus sull'economia circolare, di cui dirò qualcosa successivamente. Quindi queste sono tutta una serie di attività in corso che abbiamo con ISTAT e che speriamo poi nel tempo ulteriormente di incrementare e di affinare, perché credo che la nostra collaborazione possa veramente dare ai decisori politici degli strumenti fondamentali per poter prendere delle decisioni di prospettiva. Questi sono, vabbè, alcuni numeri che dicono qual è il contributo che noi abbiamo dato, insomma, rispetto agli indicatori e alle misure che voi avete riportato in maniera molto precisa e sistematica all'interno del rapporto, su cui ovviamente non mi soffermo, ma solo per dare un'idea, insomma, che la parte ambientale è una parte assolutamente importante. Abbiamo anche altri indicatori ambientali che potrebbero essere utilizzati nell'ottica degli SDGs,
Ecco, abbiamo presentato recentemente il cosiddetto annuario dei dati ambientali, l'abbiamo presentato insieme appunto all'Agenzia Europea per l'Ambiente, alla presenza anche del Presidente dell'Unione Europea, di David Sassoli, oltre che del Ministro e del Presidente del Consiglio, perché abbiamo provato anche noi, facendo uno sforzo, di dare una chiave di lettura un po' più integrata, anche rimanendo nella sfera ambientale, cercando di accorpare tutti questi dati, migliaia di dati, con delle chiavi di lettura diverse, seguendo il settimo programma d'azione per l'ambiente UE. Quindi abbiamo diviso sostanzialmente in capitale naturale, economia, basse emissioni di carbonio, efficiente impiego delle risorse, salute e benessere dei cittadini. Questi sono i tre grandi item su cui anche in un qualche modo incentrato il cosiddetto Stato dell'Ambiente Europeo, SOER 2020, e su questo vi dico a grandi linee c'è una grande difficoltà, ma ho visto che usciva anche dal rapporto sulla sostenibilità, sul tema natura, cioè capitale naturale, diciamo, quindi minacce nei confronti della biodiversità. Tra l'altro quest'anno, come sapete, proprio recentemente è stata emanata la strategia europea biodiversità, che poi si integra con il Green Deal, che a sua volta si integra con gli obiettivi Agenda 2030. Quindi abbiamo cercato anche noi di dare delle chiavi di lettura, come riportate in questa slide, tenendo conto di quelli che sono questi grandi documenti di indirizzo che a livello internazionale, a livello europeo, e sono molto importanti. Qui vi ho portato solo qualche esempio per farvi vedere come abbiamo, insomma, abbiamo preso il consumo di suolo e il tema delle frane, che sono due nostri fiori all'occhiello per il lavoro che è stato fatto, anche utilizzando per esempio tutto il tema del monitoraggio da satellite, che sarà un'altra grande questione che avremo davanti anche nella produzione dei dati, perché non c'è dubbio che ciò che ci viene dall'applicazione di un programma come Copernicus è di grandissimo interesse per il futuro, e sarà quello il driver fondamentale per la produzione e il monitoraggio dei dati, soprattutto di carattere ambientale, ma non solo. Questo è un esempio, uno sforzo che abbiamo fatto per mettere insieme tutta una serie di misure, diciamo, o di indicatori più semplici, per arrivare all'indicatore composito sui rifiuti, che è un indicatore che ci dà un trend per il nostro paese sicuramente positivo. Anche qua ci sarebbero da fare dei ragionamenti, perché non c'è dubbio, noi abbiamo un trend molto positivo sul tema della raccolta differenziata e sull'efficientamento dell'uso delle risorse. Adesso non sto qui ad andare troppo a fondo, ma poi se ci sono delle domande ovviamente ben disponibile a rispondere. Non abbiamo un trend positivo per quanto riguarda la produzione dei rifiuti, che tra l'altro è stato messo assolutamente in evidenza con il lockdown, come vi farò vedere poi successivamente. Ecco, mi interessava perché si è parlato prima dell'effetto del lockdown. Vi riporto, ecco, questi ovviamente sono dati reali, elaborati, che hanno messo a confronto, e credo sia interessante poi per capire come impostare le politiche successive, hanno messo in confronto la situazione di due inquinanti atmosferici molto importanti, soprattutto in alcune zone del paese, che sono il PM10, il particolato, diciamo, che trovate sulla sinistra ovviamente, e di là invece il biossido di azoto, che è un inquinante molto collegato direttamente alla combustione. Le polveri invece sono molto più complesse, perché la situazione è stata completamente diversa. Se noi paragoniamo il mese di marzo 2020 con la media del mese di marzo dal 2013 al 2018, vedete che mentre per le polveri abbiamo una situazione molto strana, dove in alcuni casi si è avuto addirittura un aumento di queste, dovute a una serie di eventi atmosferici che hanno fatto venire queste polveri dal Mar Caspio, che ha condizionato moltissimo la qualità dell'aria. È stato interessante invece vedere come il biossido di azoto, che è un inquinante diretto, abbia avuto un crollo quasi verticale. Quella famosa immagine dal satellite che abbiamo visto tutti nei telegiornali, che facevano vedere la pianura padana rossa, no? Per la presenza di questo inquinante molto forte, il biossido di azoto, è diventata rosa pallido.
Questo ad indicare cosa? In realtà è chiaro che questa è una situazione assolutamente emergenziale, ma che intervenendo su alcuni, su alcuni determinanti e su alcune pressioni è assolutamente possibile anche migliorare la qualità dell'aria. Ecco, noi ci siamo anche cimentati, se volete, in maniera forse un po' rudimentale, e ci sarà bisogno assolutamente di affinare, ma io credo questo è il tema che volevo porre anche un po' oggi nella discussione, la necessità di, in base poi all'utilizzo dei dati, a provare a costruire, adesso qui abbiamo fatto delle previsioni, ma in realtà poi lo dirò dopo, credo che sarà più importante ragionare sulla costruzione di scenari. Ecco, qui abbiamo fatto ad esempio una previsione, abbiamo, rispetto al lockdown, di che cosa succederà il prossimo anno sulla produzione dei rifiuti. Perché abbiamo avuto dei cali significativi in quel periodo, oltre il 10-13%, anche 15% della produzione di rifiuti urbani, che ci inducono a pensare che nel prossimo anno avremo sicuramente un calo di quasi il 10% della produzione di rifiuti. Ci siamo anche cimentati, e vi faccio vedere questa perché guardate, è stata una delle questioni su cui noi in questo periodo siamo stati più sollecitati, sia dai decisori politici, ma in generale anche dall'opinione pubblica, cioè questa quantità di mascherine e di guanti, i cosiddetti DPI, in questo periodo, no, se potevano poi trovare, da un punto di vista quantitativo, un necessario smaltimento, perché abbiamo anche qui ci siamo cimentati facendo tutta una serie di lavori propedeutici, adesso anche molto sofisticati, per vedere i pesi, le tipologie sia di mascherine che di guanti. Vedete che il range in realtà è molto elevato, avrebbe bisogno di però ci dicono che quelle quantità di incremento che ci potranno essere con l'uso di questo materiale, se viene raccolto in maniera idonea, è una quantità che verrebbe assorbita senza troppi problemi dall'attuale sistema. Questo per dirvi cosa? Vi dico questo perché ci siamo cimentati in queste situazioni, perché appunto noi riteniamo, e questo sarà un po' lo sforzo che faremo anche in futuro nella produzione dei nostri report, nel cercare sempre di più di fare due cose, cioè uno di puntare più l'attenzione sul tema della rendicontazione delle politiche, cioè rispetto alle norme, a quello che viene messo in campo, alle azioni che vengono prese, quanto poi queste in realtà determinano degli spostamenti significativi rispetto a tutta una serie di indicatori. Quell'altro punto che ci sembra fondamentale è quello invece di dire, bene, in base a tutto, lavoriamo molto sugli outlook, sulle previsioni, sugli scenari, cioè su nel riuscire, vabbè, qui ho portato quello che è la definizione di scenari, ma direi che non ce n'è bisogno, però quello di cercare proprio di dare degli strumenti al decisore politico più chiari e più semplici, per quanto più soggetti a variabili, che però consentano esattamente di fare le scelte politiche più giuste se si vuole andare in quella direzione che abbiamo raccontato fino adesso, cioè se la direzione è quella del Green Deal, dell'Agenda 2030, dello sviluppo sostenibile, credo che avere una sorta di cruscotto che ci possa consentire di capire se poi stiamo andando in quella direzione o meno, attraverso appunto anche questo lavoro di consegna al decisore politico di scenari, o comunque sia di report di rendicontazione, di accountability, credo sia molto molto importante. Ci stiamo cimentando a questo proposito, poi sarà mia cura anche coinvolgere più direttamente l'istituto, l'Istat ce ne avrà ovviamente intenzione, di fare tutta una serie di ragionamenti insieme all'Agenzia Europea per l'Ambiente, stiamo lavorando anche con altri istituti italiani come Enea, ma diciamo con i 39 esperti nominati dai paesi che fanno parte dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, abbiamo fatto un focus, stiamo lavorando molto sul tema dell'economia circolare, no? Cioè cercando di capire come monitorare questo aspetto, che è uno dei grandi driver insieme al cambiamento climatico, la biodiversità, ambiente e salute,
condizionerà, credo, fortemente quelle che sono le politiche di sviluppo anche a livello europeo e io spero a livello italiano nei prossimi anni. Ecco, queste erano un po' di suggestioni che volevo consegnarvi, ringraziandovi di nuovo. Ripeto, sono convinto che dobbiamo lavorare sempre di più proprio in quell'ottica di integrazione che si diceva prima, a spalla a spalla tra il nostro istituto e il vostro, dove, ripeto, la collaborazione è già molto, molto buona, un po' per cercare di ragionare e di capire se siamo in grado veramente di costruire e di fare delle analisi su questi scenari di sostenibilità che potremo, ripeto, consegnare ai decisori politici attenti, perché non tutti, come noto, lo sono, a quelle che possono essere le politiche di sviluppo e di ripresa del nostro Paese. Grazie. Bene, grazie. Molto stimolante e interessante. A questo punto avremmo una fase di circa mezz'ora, ma non so se i tempi, sì, più o meno ci siamo, di domande. Sono arrivate una serie di domande dal pubblico. Prima, diciamo, forse è utile tentare di focalizzare alcuni aspetti degli interventi attraverso domande da parte, diciamo, della nostra, in termini di ricerca, magari di chiarimenti utili in generale proprio nell'economia dell'evento. Quindi io farei una domanda a ciascun relatore con riferimento proprio ai alcuni contenuti delle loro relazioni importanti, soprattutto dal punto di vista strategico, quindi è un punto di vista, diciamo, particolare. Siamo all'Istat, diciamo, da un punto di vista proprio dell'ambiente, presentiamo un rapporto, quindi la componente statistica è abbastanza centrale. Quindi a Bacchini farei una domanda scontata, visto, diciamo, che il tempo che stiamo dedicando a questo tema, sull'aspetto, diciamo, della metrica, degli indicatori, del mantenere, come mantenere un buon equilibrio tra un'analisi puntuale dei singoli indicatori e poi cercare delle sintesi. Come abbiamo visto, i compositi hanno un loro fascino, una loro anche utilità, però d'altra parte sono black box, insomma la metodologia deve essere ben esplicitata. Sappiamo bene che le formule, diciamo, un po' di costruzione, se non testate bene, diciamo, portano a risultati diversi, si passa da una formula funzionale a un'altra e i risultati possono cambiare. Insomma, io stesso mi sono trovato in difficoltà spesso, in generale, anche sul BES, quando abbiamo dovuto commentare dei compositi generati, diciamo, da formule, diciamo, piuttosto complesse, non lineari, e quindi, sai, aumenta, diminuisce, migliora, non migliora. È un tema assolutamente rilevante, quindi volevo chiederti e farlo far conoscere la risposta a tutti, perché io più o meno la conosco, qual è la strategia dell'istituto su questo, per quanto riguarda poi la sintesi di questi framework multidimensionali, non solo SDGs, in particolare parliamo adesso di SDGs, ma questo problema ce l'abbiamo in molte piattaforme, diciamo, di indicatori multidimensionali. Grazie della domanda, veramente molto complicata e credo di non riuscire ad arrivare a dire qualcosa sulla posizione dell'istituto. Quello posso solo dire che rispetto agli indicatori compositi, anche il presidente, la tua attività, stavo cercando di ragionare sulle comparazioni dei metodi che abbiamo a disposizione. Quello che però mi sembra molto importante, che sottolineavi anche tu, Roberto, prima, è che noi al momento siamo in tutto il movimento, sia sulle misure di BES, sia su quelle di sostenibilità, stiamo nella fase di searching per una metrica. Cioè non abbiamo una metrica che ci permette di connettere tutti i diversi indicatori e quindi possiamo provare a fare o dei lavori di riclassificazione, un po' come quelli che ha presentato Apollonia prima, oppure proviamo a fare di riclassificazione rispetto a politiche e indicatori di sviluppo sostenibile, oppure proviamo a fare delle misurazioni composite. Qual è il vantaggio del metodo che abbiamo presentato nel rapporto? La scalabilità,
cioè quello che cerchiamo di fare è di costruire un metodo che in qualche maniera riduca l'effetto delle non linearità che si dicevano prima. Perché quello che è importante è cercare di di mettere in relazione alla fine il movimento del singolo indicatore con il movimento dell'indice composito. Ecco, questa dimensione dovrebbe essere salvaguardata e per questo abbiamo messo la media geometrica che ci permette di fare dei facili elementi di correlazione, ma questo diventa un punto di investigazione molto importante, cioè quale metodo utilizzare per il composito, perché implicitamente stiamo introducendo una metrica di relazione tra gli indicatori. Dico solo due cose. Allora, uno, un riferimento a un lavoro di Apollonia dello scorso anno su comparazioni di metodi. Chiaramente la metrica che utilizzi e l'indicatore composito che utilizzi non è insensibile al risultato finale che ottieni. E questo è importante soprattutto cercando di tenere a mente che noi proviamo a fare delle comparazioni intertemporali. Quindi dovremmo avere degli indicatori che ci permettono anche di cogliere degli indicatori compositi che ci permettono di tener conto di queste distanze, delle variazioni intertemporali. In un momento in cui, diciamo, le analisi in serie storiche potrebbero cominciare a prendere piede. Due cose e chiudo. Uno, se noi abbiamo comunque un insieme di indicatori compositi, deve essere bene documentato e deve essere salvaguardata la relazione indicatore-movimento e composito. Questo perché diventa poi molto importante collegare o il singolo indicatore o il composito alle policy. Cioè il dibattito che c'è al momento sui 12 indicatori del BES dentro i documenti di economia e finanza, dentro il DEF, chiama in causa la possibilità di descrivere in termini numerici l'impatto della politica sul singolo indicatore. E questo non è banale, si porta dietro anche considerazioni di scenari, come diceva il dottor Bratti prima. Ultima cosa era solo per citare le collaborazioni internazionali che l'Istat ha sui temi di sostenibilità e di benessere con due progetti internazionali. Uno che si chiama Maxwell, che sta per Making Sustainable Development and Wellbeing Working for Policy Analysis, che è un network di ricerca che dovrebbe chiudere i suoi lavori a settembre-ottobre con un seminario finale a Roma. E l'altro è il progetto Growing Pro, che è Growth, Welfare, Innovation and Productivity, anche questo con istituti di ricerca nazionali e internazionali. Sui siti trovate tutto il materiale. Ultimo, i ringraziamenti sulla parte di, non l'abbiamo forse alcuni neanche inclusi nel lungo listone, però la parte dei compositi che abbiamo sviluppato ha partecipato anche Lorenzo Di Biagio, la parte invece delle stime di lockdown Aldo Femia e Federico Sallusti, che poi comunque trovate citate nel documento. Grazie. Grazie. Posso, Roberto, intervenire semplicemente su questo punto dei compositi? Perfetto. Nel senso che io credo che sia comunque importante costruire anche l'indicatore composito, senza naturalmente poi perdere di vista le componenti. Però lo sforzo in questa direzione per aiutare a una lettura più immediata e in qualche modo è quello che poi si fa spesso quando si fa una media, no? Sostanzialmente. Quindi è chiaro che tu fai la media, poi naturalmente non devi limitarti alla media, devi sapere cosa c'è dietro. Ecco, se noi ci muoviamo in questa direzione, io credo che forniamo un contributo comunque estremamente importante che arricchisce i livelli di conoscenza. Scusate l'intrusione, ma mi sembrava opportuno sostenere questa, almeno la sperimentazione di queste iniziative. Grazie. Perfetto. Sì, c'è un grande dibattito, come vedete, insomma, all'Istat sul tema dei compositi. Ci stiamo veramente impegnando parecchio. Non è soltanto un tema metodologico, come diceva Fabio, ma ha impatto immediato poi sull'utilizzo, quindi in una situazione in cui gli indicatori vengono usati giustamente e meno male per le policy, è chiaro che c'è un sovraccarico di responsabilità anche su questo. Una domanda per Angela Ferruzza sul tema delle interconnessioni. Diciamo,
È evidente che per definizione un framework come SDGs implica una capacità di analisi delle interconnessioni. Abbiamo iniziato, c'è un dibattito anche in questo caso a livello internazionale, quindi volevo sapere, far sapere soprattutto agli utenti del seminario quali sono le strategie ISTAT in modo tale da aprire anche una discussione su questo e poi stimolare eventualmente degli interventi anche dalla platea. Ok, ci sono. Sì, abbiamo sentito nel corso della discussione che c'è stata parlare di temi diversi. Abbiamo sentito parlare di economia circolare, di garantire la sostenibilità per quanto riguarda produzione e consumo, di energia per il futuro, che vuol dire parlare ad esempio di edifici, di mobilità, di investimenti sociali, istruzione, formazione, lavoro. È evidente che con questo che gli SDGs possono lavorare ed essere, o meglio, possono essere utilizzati nelle azioni e nelle informazioni statistica se si considerano le interconnessioni e le interazioni tra i singoli elementi e quindi gli interlinkages. E in questo senso abbiamo avviato diverse analisi e procederemo senz'altro nel proseguire queste analisi anche considerando sviluppi metodologici che possono avere riferimento non solo alle correlazioni ma anche alle reti neurali. È essenziale, tra l'altro, lavorare per cercare di anche di espandere la produzione informativa legata alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici, che sono elemento di interconnessione per definizione, cioè quando si parla, se si guarda la lista degli indicatori dei cambiamenti climatici, nella Task Force UNECE c'è una lista di indicatori sui cambiamenti climatici che è nella Task Force con riferimento agli eventi estremi, c'è un'altra lista di indicatori. Questi indicatori sono indicatori che sono diventati anche indicatori SDGs, quindi diciamo interconnessioni, interlinkage, se significa partire dalle interconnessioni delle interlinkage concettuali, che è il lavoro che è stato fatto in questi anni, e procedere poi con le analisi della misurazione statistica. Sicuramente un elemento importante, a mio avviso, non è semplicemente quello dello sviluppo metodologico, correlazioni e reti neurali, sulle quali andremo avanti, tra l'altro, e concentrandoci in particolare sui temi, sulle questioni più attuali di cui abbiamo parlato oggi, ma è anche un elemento che deve essere basato su un altro punto, che è quello della questione poi che gli SDGs ci portano ad analizzare, cioè una questione che ci conduce a passare dal globale al locale, cioè il territorio è un motore di sviluppo sostenibile, il territorio è un elemento di integrazione altro di analisi delle interconnessioni tra le misure statistiche per la sostenibilità e, se mi posso permettere, non tralascerei il fatto che l'ISTAT ha lavorato e sta lavorando ampiamente sui registri e sull'integrazione dei registri e sicuramente il territorio, il registro dei luoghi può essere uno dei punti di integrazione delle informazioni statistiche, sociali, ambientali ed economiche, e questo è abbastanza evidente, è stato presentato più volte nell'ambito della discussione internazionale nel gruppo UNIAG sugli indicatori statistici, che hanno concentrato l'attenzione anche su questi aspetti, e non ultimo l'importanza dell'incremento di informazione statistica che avremo sia
considerando le innovazioni che si stanno facendo in alcune indagini, sia considerando la stagione censuaria che è in arrivo, perché alcune informazioni, alcuni indicatori potranno essere calcolati dal censimento dell'agricoltura, anche dagli altri indicatori, il tutto sempre strettamente interconnesso sia grazie a sviluppi metodologici che anche ad analisi di livello territoriale più approfondito. L'ultimissimo elemento, l'anno scorso alla Level Political Forum, dove venivano presentate le Voluntary National Review, un grande peso era dato dalle analisi legate alle agende locali e ai dati territoriali. E tornando rapidissimamente alle questioni della scelta poi invece di alcuni indicatori in termini di, diciamo, di bruscotto, effettivamente un'attività a riguardo è proprio quella effettuata per scegliere una selezione di indicatori dagli SDGs che comprendono anche al loro interno gli indicatori del BES che possono essere utilizzati per la misurazione del strategica. Grazie e grazie ancora a tutti. Sì, grazie. Allora andiamo avanti con le domande, diciamo, ai relatori. Una per la dottoressa Miola sul piano, diciamo, di recovery europeo, una valutazione, se possibile, sulla, diciamo, appunto, il tema della coerenza, il tema del fatto che queste policy potrebbero rappresentare dei driver di accelerazione verso lo sviluppo sostenibile e qualche elemento di rischio. Una cosa molto puntuale proprio di valutazione, se possibile, sul piano europeo. Il mio focus è sempre di carattere politico e naturalmente il primo messaggio è quello che gli Stati membri possano integrare le preoccupazioni relative all'inclusività sociale ed economica con quelle relative all'aspetto ambientale, soprattutto climate change e biodiversity, come già discusso precedentemente, perché le future generazioni che già devono pagare un enorme debito economico e finanziario non si trovino anche a gestire delle crisi di carattere ambientale come quelle relative ai cambiamenti climatici. Questo richiede per gli Stati membri quello di allineare gli obiettivi di breve periodo con quelli di lungo periodo, ad esempio la garanzia dei posti di lavoro del breve periodo deve essere fatto evitando sussidi condizionati ad attività inquinanti. Un altro aspetto è quello di integrare in maniera sistemica, le considerazioni ambientali e di equità nel processo di risposta economica. Ad esempio, il sostegno a attività economiche ed infrastrutturali devono comunque basse emissioni di carbonio anche in futuro. Data questa premessa politica, va da sé che è importante che la statistica, il mondo statistico, fornisca agli Stati quelle misure idonee a garantire la conoscenza degli elementi intergenerazionali, cioè gli aspetti di lungo periodo devono essere comunque inclusi anche nella identificazione degli indicatori, delle considerazioni degli indicatori. E inoltre una più puntuale analisi di quelli che sono i settori che contribuiscono non solo agli SDGs, ma che anche contribuiscono ad accelerare questo processo di integrazione economica, sociale ed ambientale. Vorrei ricollegarmi anche alla discussione che è stata fatta prima riguardo ai composite indicator. Dal mio punto di vista ritengo che siano estremamente utili nel processo politico decisionale. Devono però essere rivolti, devono essere fit for purpose, ossia devono rispondere ad una esigenza politica. Quelli che sono stati presentati già forniscono degli elementi straordinari di conoscenza per la politica nel post-Covid, soprattutto perché danno un chiaro segnale per quelli che sono gli aspetti ambientali, economici, sociali, in maniera estremamente sintetica e puntuale.
progettuale e anche gli aspetti territoriali. La combinazione dei due possono rispondere alle esigenze della politica nel post recovery, come ho detto, nell'integrare il breve con il lungo periodo e gli aspetti intergenerazionali e transfrontalieri. Molto brevemente. Per Bratti, soltanto una sua valutazione su diciamo, le esigenze informative in termini di innovazione sugli indicatori ambientali e sugli strumenti informativi anche per migliorare diciamo, la capacità di impatto diciamo, di questi framework. ISPRA è molto concentrato ovviamente su questi aspetti ambientali, immagino che sia sviluppando molta analisi anche, quindi qualche idea su come innovare il sistema degli indicatori. Grazie. Allora, un po' di cose, grazie, un po' di cose le ho prima durante la presentazione, quindi non voglio portare via moltissimo tempo. Adesso, io ovviamente non sono uno statistico, non sono uno statistico perché ho un background diverso, ho fatto un'esperienza politica molto, molto lunga, anche credo abbastanza significativa sulle questioni di carattere ambientale e ci si sforza sempre, anche ascoltando la politica, di capire in qualche modo quali tipo di strumenti possono essere messi in campo per poter dare quelle indicazioni utili e quindi un messaggio che deve essere nel contempo non troppo complesso ma nello stesso tempo corretto e con tutte le informazioni necessarie per poter prendere le decisioni del caso. Io dico sempre ISPRA, così come erano le ARPA, sono dei misuratori di febbre, cioè noi riusciamo. Però non è che con il termometro si risolve la malattia, cioè io posso avere un termometro estremamente sofisticato che mi dice al centesimo qual è la mia linea di febbre, ma dopo se non vengono prese delle misure tali per poter fare calare la febbre, cioè spacco il capello in quattro e poi alla fine il risultato è un risultato che ho fatto esercizi debolissimi, ma poi il contributo poi sostanziale all'obiettivo che si vuole raggiungere è quello che è. Quindi è necessario, secondo me, mantenere, per questo che io non voglio entrare nella discussione indici compositi, perché mi rendo conto della complessità del tema, così come mi ricordo sempre alla fine del secolo scorso tutta la discussione rispetto agli indici, no? Al carbon footprint piuttosto che all'impronta ecologica, piuttosto, no? Cioè state discussioni che sono mai trovato una soluzione. Però ecco, soprattutto in una società che si va sempre più veloce e in cui ormai la digitalizzazione è diventato il driver fondamentale insieme alle grandi questioni ambientali, no? Perché sono questi i due grandi driver, non c'è dubbio che anche il supporto, l'informazione, lo sforzo che noi dobbiamo fare, dico noi perché voglio dire, voi siete i principi dell'elaborazione dei dati, noi diciamo su quelle ambientali abbiamo sicuramente un'esperienza molto, molto ricca, è quella di riuscire a dare in tempi rapidi per quello che è possibile, in maniera più esaustiva, quelle indicazioni necessarie per raggiungere gli obiettivi. Per questo ho insistito molto sugli scenari, che mi rendo conto che hanno dei margini di errore molto elevata, però alla fine meglio averli che non averli, non so come discutere. Così come ritorno sul fatto, spesso si dice noi siamo istituti di carattere scientifico, quindi non possiamo entrare nelle decisioni, però cioè, qualche elemento critico rispetto per questo insistevo anche sull'accountability, cioè sulla necessità di dire se quella norma o quel pacchetto di norme incidono o non incidono. Credo che sia anche il nostro dovere in un qualche modo metterlo in evidenza, cioè non solo presentare i dati in maniera, come posso dire, leggibile o intellegibile, ma anche di dire, guarda che quella roba lì che per 10 anni abbiamo seguito in realtà non ha spostato di nulla il risultato, perché questo io credo
non è entrare nella politica, nel dibattito politico, è di dare delle indicazioni corrette rispetto al decisore politico che quello che si sta facendo non va bene o che va bene, perché può anche darsi che vada bene. Quindi penso che anche sugli strumenti che noi produciamo, i report, questi temi, questi elementi, dobbiamo considerarli sempre di più importanti. Ecco, scusate questa digressione che non è tipicamente da statistico, ma diciamo da un misto di persone, diciamo, che ha una certa esperienza in questo settore. Sì, grazie. No, in realtà la risposta è chiara, nel senso che l'idea, appunto, dal suo punto di vista, secondo me corretto, è che gli indicatori devono rispecchiare anche la contabilità delle policy. Quindi è un valore fondamentale, e quindi rispetto a questo anche eventualmente sacrificare altre dimensioni. Questo è un punto di vista assolutamente centrale. Nel lavoro che abbiamo fatto sugli indicatori BES per il DEF, il comitato ha lavorato esattamente su questo. Magari c'era qualche indicatore più smart da un punto di vista teorico, ma meno diciamo utile da un punto di vista dell'orientamento alle policy. Quindi diciamo il suo punto di vista mi sembra molto più orientato a trovare indicatori utili poi alle policy rispetto a proprietà statistiche, diciamo, teoricamente superiori, ma poi alla fine che non rendono. E io a questo punto non so la regia se mi dà quanti minuti, perché sono arrivate tantissime domande dai partecipanti, ma veramente un numero spropositato, direi, quindi questa è una cosa importante. Magari poi, al di là delle risposte che daremo adesso, proveremo eventualmente anche a rispondere in maniera specifica. Sì, mi dicono due domande, quindi ok. Allora, bene, io ne farei una. Difficilissimo scegliere quella. Cioè, non me l'aspettavo, devo dire, questa. Comunque, dai, facciamo uno sforzo. Allora, questa mi sembra interessante. Andrea Molocchi, posso dire il nome di chi l'ha proposta? Sì. Domanda per Istat, e quindi io la rivolgerei a questo punto ad Angela Ferruzza, se è disponibile. Dice: la pandemia ha richiesto un forte sforzo di resilienza del sistema sanitario. Secondo voi, gli indicatori ONU sulla capacità di adattamento dei sistemi sanitari dei paesi sono adeguati a monitorare la resistenza, la resilienza alle pandemie? Domandona piuttosto importante, però mi sembra onesta e diretta. Allora, due elementi. Il primo, ovviamente avete visto tante slide e quindi non vi sarete soffermati sull'ultima slide che ho passato, ma nell'ultima slide che ho passato c'erano due cartine in basso, scusate, non devo dire cartine, due rappresentazioni cartografiche, e una di queste era proprio sui posti letto nelle strutture ospedaliere rapportata alla popolazione. Questo è uno degli indicatori che abbiamo nel sistema informativo Istat SDGs ed è uno degli indicatori che viene richiesto dalle Nazioni Unite, veniva richiesto nella prima versione 2000, nella prima versione 2000, già 2016. Quindi indicatori rispetto dedicati alle strutture sanitarie e agli aspetti sanitari ce ne sono già a sufficienza nel sistema delle Nazioni Unite. Nella sua ultima revisione del 2020 ci sarà una revisione nel 2025 che è già programmata e sono già state avviate le attività per la revisione, per cui se sarà necessario, se la comunità globale riterrà necessario, già da novembre, da ottobre-novembre parte il dibattito su questo tema. C'è stata una riunione il 2 o il 3 giugno, c'è stata la prima riunione del gruppo che lavora sugli indicatori SDGs globali che ha già messo sul tavolo questa questione, e quindi se ci sarà da integrare ci sarà lo spazio e il modo per integrare. Gli indicatori però, ripeto, già ci sono. A mio avviso la questione della pandemia, come ho cercato di far vedere, va letta anche sulla base delle interconnessioni. Con i vari aspetti, quindi non è semplicemente una questione di struttura sanitaria, ma è una questione appunto di lettura integrata
i vari indicatori, ed era questo il motivo per cui sempre in una delle slides facevo un elenco dei possibili indicatori che abbiamo già nel sistema informativo disponibili per le analisi attuali e nel medio e nel breve termine. Volevo aggiungere una cosa, ma me la sono dimenticata, quindi passo la parola. Scusate. Bene, grazie. Allora, io ne avrei scelta un'altra, non so se... che in realtà risponde più a una mia curiosità personale, quindi abuso della mia posizione dominante in questo momento per togliermi questo interrogativo. Simone Caiello, direi per Bratti a questo punto, in maniera evidente. La produzione dei rifiuti derivanti dalle mascherine e da tutto, diciamo, il dispositivo che abbiamo messo in campo sarà assorbito dal sistema di gestione rifiuti in senso di conferimento in discarica, termovalorizzazione o altro? Allora, adesso prima ho fatto vedere la diapositiva in maniera molto veloce, abbiamo fatto due conti, ripeto, tenendo un peso medio delle mascherine, considerando, siamo stati molto in eccesso, un utilizzo, diciamo, dal momento del lockdown, da marzo a fine anno, di un utilizzo che la mascherina si cambia ogni 3 giorni, cioè non nel riciclo, nel recupero, questo non l'abbiamo neanche preso in considerazione, perché ci siamo basati ovviamente sul tema, sulle indicazioni che vengono dall'Istituto Superiore di Sanità. E quindi abbiamo fatto un conto sia per i guanti, che tra l'altro sono meno utilizzati, se vogliamo, mediamente delle mascherine, però abbiamo fatto conto guanti e mascherine, escludendo quelli che provengono dalle aree infette, cioè infette o potenzialmente tali, ospedali, che invece hanno un sistema di smaltimento dedicato, le nostre discariche, i nostri inceneritori, per quanto non sono sufficienti in una gestione normale del ciclo dei rifiuti, essendoci un calo, come avevo cercato di far vedere prima, di circa quasi il 10% dovuto alla crisi economica di fatto, perché guardate, l'indicazione della produzione dei rifiuti, l'indicatore produzione dei rifiuti, PIL, non si dissocia di una virgola, cioè appena c'è una minima ripresa economica, l'indicatore della produzione dei rifiuti sale, cioè la raccolta differenziata è aumentata moltissimo, però non siamo ancora riusciti ad incidere sulla produzione, parlo dei rifiuti urbani, quello delle famiglie fondamentalmente. Quello è un indicatore che non si riesce a disaccoppiare. Diverso anche per le emissioni di CO2, dove invece un certo disaccoppiamento c'è. Sui rifiuti, no. E quindi quel vantaggio, diciamo, che dà quel vantaggio, quella situazione di riduzione di rifiuti che è determinata dalla crisi economica e dal calo del PIL, perché questo è evidente, paradossalmente crea spazio abbondante e sufficiente sia nelle discariche che negli inceneritori per poter gestire l'ulteriore produzione di mascherine e di guanti. Dopodiché questo è tutto un tema, ecco, dicevo prima, un cruscotto. Perché? Perché questa è una questione che va monitorata nel tempo, no? per sapere se i flussi possono cambiare. Però diciamo che abbondantemente, stando veramente in una proiezione abbondantemente ottimistica, direi che dei problemi da questo punto di vista non ce ne sono. Poi, se uno mi dice è meglio trovare una soluzione tecnologica per riciclarle, dico assolutamente sì, però ad oggi, allo stato, questa è la situazione. Bene. Io a questo punto chiuderei, ci sono molte altre domande, devo dire interessantissime, ne cito soltanto una che mi consente di chiudere, diciamo, in qualche modo in maniera coerente anche con quello che è emerso dal seminario, con quello che ha detto anche il Presidente. Quindi c'è qualcuno che ha posto un problema di rottamazione del PIL e di switch verso un mega indicatore onnicomprensivo. Direi che questo non è all'ordine del giorno, assolutamente, però il messaggio, diciamo, che sembra emergere anche dai partecipanti, dalle domande che fanno, è quello anche verso le sintesi, ecco, diciamo.
Questo potrebbe essere un elemento interessante, sono scaturiti molte indicazioni. Noi come Istat, ma in generale come Sistan, dobbiamo mediare in qualche modo tra diversi elementi, direi anche recuperando i messaggi della dottoressa Miola e di Bratti, che mi sembra che il baricentro, diciamo, nei modelli, diciamo, anche di valutazione degli indicatori, si stia spostando verso la accountability e verso l'utilizzabilità, quindi tempestività, utilizzabilità nel ciclo delle politiche, rispetto ad altri tipi di caratteristiche. Quindi come Istat penso che questa sia una indicazione, tra l'altro, coerente con quello che sta succedendo in giro per il mondo, e dovremmo sicuramente rivedere in qualche modo, aggiustare qualche nostro elemento preferenziale come sistema statistico nazionale, ma anche internazionale forse, in termini di maggiore orientamento al supporto delle politiche piuttosto che alla descrizione dei fenomeni. Io vedo questo come un elemento sfidante, quindi un messaggio in positivo, e che potremo vedere magari in termini di risultati già dal prossimo rapporto SDGs. Come ho detto, il rapporto SDGs è molto dinamico, c'è una componente stabile e un'altra molto reattiva anche alle innovazioni metodologiche e delle fonti. Sembra che questa sollecitazione, che chiaramente è esacerbata in qualche modo dalla situazione Covid, sia un elemento su cui puntare. Quindi, se non ci sono altre indicazioni dalla regia, io chiuderei. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie dell'invito. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Grazie.